Allora noi siamo stati al fondo della matrice. La nostra soluzione è sempre stata quella. Abbiamo visto come fu fermato per tanto tempo l'eroismo dei Lazzari, l'esercito francese che veniva da quella parte. Il più importante, l'ala più importante arrivava da Poggioreale ed arrivava qui. Questa era la strada verso nord della capitale Napoli, la Porta Capuana. Già a Poggioreale c'è una grande resistenza dei Lazzari, che impegnano per ore l'esercito di Championnet, che era comandato qui dal generale Duesme, uno dei più esperti in generale francese. Dopo aver superato Poggioreale, arrivano da questa parte i francesi. I Lazzari sono organizzati, ho detto l'altra volta. Hanno preso i cannoni da dove stavano, hanno creato le batterie di cannoni lungo le mura e anche davanti alla porta. E quindi cominciano a bloccare i francesi che arrivano di fronte. Ovviamente è un esercito forte più di 20.000 soldati, questo francese che arriva da questa parte, e sono mandati alla baionetta per conquistare la Porta Capuana. I razzi resistono con un eroismo incredibile. No. E inchiodono i francesi sia con l'artiglieria sia con la reazione che fanno da tutte le parti, si spara da tutti i palazzi qua attorno, compresa la Reggia, che questo come sapete il tribunale è la Reggia di Napoli, fino agli spagnoli è stata la Reggia di Napoli, la Reggia del grande Alfonso d'Aragona, che ha fatto anche quest'arco che vedete qua. E per l'intera giornata si combatte qua e i francesi non riescono a sfondare, anzi sono bloccati da queste parti. È il giorno ovviamente 21 gennaio 1799. Chi erano i capi dei razzi? I razzi erano tutti quelli che amavano Napoli, non c'era differenza, come oggi qua siamo tutti quelli che amano Napoli, siamo pochi, ma è molto grave di quelli che non ci sono qui. Io non so che amore possono avere per Napoli se non quello dei propri interessi, della propria visibilità in televisione, nei convegni e dove volete voi. Qui è la vera Napoli, sta qua. E allora i capi popolo erano quelli che in mezzo alla strada si misero a comandare, a chiamare gli altri, a dire uniamoci, a fare il Serra Serra famoso. Michele Marino, famoso pazzo, il più famoso di questi capi popolo, ma c'era anche un De Simone, un Pagliuchella, un Paggio, e i più famosi sono questi qua. Ma non c'era un vero comandante in capo. È vero che c'era il principe di Canosa, Antonio Capece Minutolo, che era anziano, però coordinava un po' queste attività, ma non riuscì a comandare bene strategicamente i Lazzari, perché non erano facilmente inquadrabili. Allora si verifica che c'è un esercito francese inquadratissimo, disciplinatissimo e ferocissimo, e un insieme di Lazzari, sono perlomeno 40.000 quelle che stanno vicino a questa porta, anche dietro a questa porta ovviamente, sparsi per la città, che però non sanno coordinarsi bene, non lavorano bene in squadra. Probabilmente i francesi sono fermati qua, arrivano dal centro di Napoli una colonna di 3.000 Lazzari, è una riserva eccezionale che comincia a sfondare i francesi che stanno qua. I francesi rischiano moltissimo, stanno per essere fermati per la prima volta dal popolo in armi, loro che parlano di rivoluzione del popolo, ma i francesi, il generale Duesme e anche il generale Thiebaut, che stava vicino a lui, sono molto scalzi, molto esperti, capiscono l'entusiasmo di questi napoletani, non diciamo napoletani, è la Repubblica Napoletana, quella che nasce in questi giorni, che ha cambiato la parola per far sì che solo i napoletani fossero gli abitanti di Napoli. I napoletani erano i pugliesi, i molisani, il regno. Calabresi, i pugliesi, tutti il regno. Questi erano i napoletani, loro hanno voluto far diventare solo gli abitanti di Napoli. I cittadini di Sicilia ci trafano. Bravo. E allora Thiebaut fa una trappola per i Lazzari. Come vede arrivare questa colonna di Lazzari nuova, si ritirano i francesi. Ovviamente i Lazzari, entusiastici, li vanno tutti dietro, hanno schierato invece i fucilieri a destra e a sinistra e fanno un macello di Lazzari. Si parla che quasi 3.000 persone siano morte sotto questa porta. I francesi li attaccano, ma loro si difendono in modo terribile. Thiebaut scriverà nelle sue memorie che con il cavallo a malapena riesce a passare la porta camminando sui cadaveri dei Lazzari che stanno qua. Voi immaginate una, perché sarebbe bello fare un disegno, perché non ci sono purtroppo prove di questo fatto qua, se non i resoconti, prove visibili, dico. Immaginate 4-5 metri di morti qua e i francesi che ci camminano sopra,
riescono a sfondare la sera, praticamente riescono ad arrivare qua. Che fanno i francesi per arrivare qua? Incominciano a andare in chiesa, derubano la chiesa, ammazzano la chiesa di Santa Caterina, questa qua, ammazzano i preti, tutti quelli che trovano. Tutti i palazzi che hanno sparato contro di loro entrano e ammazzano tutti gli abitanti che ci stanno. I Lazzari che cosa fanno? Si ritirano però di poche centinaia di metri, perché Napoli il 22 gennaio, oggi, cioè il giorno proprio oggi, Napoli diventa una guerra casa per casa, vicolo per vicolo, palmo per palmo, mattone per mattone. I francesi arrivano qua, però sono assolutamente contrastati in ogni azione che fanno. È una battaglia terribile in BDU, ma succede un'altra cosa terribile, il tradimento dei giacobini. Ancora più forte di quello di essere schierati con i francesi. Questi pochi giacobini, state a sentire questo ragionamento che è importante, questi pochi giacobini riescono a occupare Castel Sant'Elmo, in cui c'erano pochi popolani che non sapevano neanche che stavano facendo lassù. Riescono a entrare la mattina del 22 a Castel Sant'Elmo e girano i cannoni contro i Lazzari che stavano ancora combattendo a largo delle Pigne, a via Costantinopoli, a via Forlì. Questa cosa qua è importante perché per far sparare i cannoni da Sant'Elmo, pochi giacobini come erano, persone altolocate, persone ricche, i famosi che hanno sempre tradito il popolo di Napoli, io ho pensato che anche le donne dessero una mano. In che senso? Ma se potevano soltanto prendere le palle di cannone e darle a chi doveva sparare, allora io mi sono fatto un'idea mia, che però mi devono smentire loro, che la famosa prima del Fonseca stava pure lei a Sant'Elmo a dare le palle di cannone per sparare addosso ai napoletani. Questo serve per capire poi che è successo il 13 giugno, che vedremo il 13 giugno. E allora il 22 purtroppo da Sant'Elmo sparano alle spalle dei Lazzari, mentre davanti i francesi continuano ad attaccare. Allora è un'impari lotta, come potete capire. Proprio questo intervento dei giacobini da Castel Sant'Elmo provoca la rottura della difesa di Napoli. Solo i castelli ormai resistono, non c'è più niente. Guardate che qui muore pure il generale francese, Monnier, che viene fatto fuori da un cecchino che stava sul Palazzo Reale. Quindi il 22 è una giornata sanguinosissima che però si risolve perché da Sant'Elmo sparano sui nostri antenati. Il 23, come sapete, sono ancora arroccati nei castelli, soprattutto Castelnuovo che è occupato, ma i francesi hanno in mano la città e la piegano. La piegano e nasce la famosa Repubblica Napoletana o Partenopea, con quei pochi traditori che farà delle cose che è inutile andare a considerare, ma che purtroppo gli intellettuali ancora considerano buone, perché loro, come tutti questi personaggi, guardano quello che loro hanno detto, non quello che loro hanno fatto. Guardano le costituzioni che hanno fatto questi padri assassini, non guardano i fatti, quelli che sto dicendo oggi, che hanno scannato tutta la gente che stava qua. I fatti reali che fanno gli anti-giacobini, mentre i giacobini fanno i chiacchiere inutili, come quelli che non stanno qua, che parlano di Borbone, parlano di briganti e poi non capiscono che questa è la prima volta che si ricordano questi Lazzari a Napoli. Non è stato mai fatto, perché abbiamo delle istituzioni che fanno schifo, le istituzioni a cui di noi sono andati con le bandiere borboniche a dire bravo, è stata elettata da voi Gigino Garibaldini è stato avvicinato da me, da due persone diverse che vicino a lui, e gli ho fatto la domanda del patrocinio morale di questa manifestazione. Non volevamo niente. Siete sempre giacobino, sempre insieme agli studi filosofici, insieme ai traditori di Napoli. Invece da noi non ha risposto. Gli ho fatto anche un'email personale alla sua email la settimana scorsa, nemmeno ha risposto. Quindi da oggi in poi Luigi De Magistris è un nemico del popolo napoletano, un nemico dei borboni. Non di plexiglass come abbiamo portato noi del Parlamento della Sicilia, ma una lapide di marmo. Guardatela questa lapide, ce la metteremo qui. Alla faccia del sindaco di Napoli e dei borbonici giacobini che non stanno qua. Infatti.